negativo abbia fatto svoltare la mia squadra, nel senso che nella difficoltà è saltato un po' tutto, adesso lo dico positivamente parlando, non credo, poi saranno loro a dirlo, però da fuori mi sembrava una squadra dopo l'espulsione che si è liberata del dover ricercare determinate cose per essere vincente e anche convincente. Col fatto di essere uno in meno l'hanno buttata sulla battaglia, sull'intensità, ed è stato bellissimo alla fine gioire tutti insieme, perché quando lo si fa è sempre bello, ma così ha un gusto particolare. Ci sono stati però 20 minuti da difesa degli orrori al primo tempo. Sì. Nel senso che anche con 10 uomini ci sono dovuti lo spogliatoio, cosa? Beh. Proprio orrori, da paura. Abbiamo fatto diversi errori, quello è vero. Oggi non possiamo chiaramente avere il bicchiere pieno, ce l'abbiamo un po' più di mezzo pieno, però quello che è vuoto effettivamente è riempito da diversi errori che abbiamo fatto nel primo tempo. Però voglio dire, se ci troviamo in questa situazione di classifica, è perché comunque qualche problema c'è, e quindi credo che ci vorrà un po' di tempo per risollevarsi anche da un punto di vista del limitare gli errori. Io credo che questa vittoria ci possa dare una grande spinta, però dobbiamo essere consapevoli, come ha detto lei, che gli errori fatti sono stati tanti, però una volta passata la paura, direi che la prestazione della nostra squadra è stata meravigliosa. Mi sbilancio, scusate, perché non sembravamo assolutamente una squadra di 10 uomini. Secondo tempo abbiamo sofferto e abbiamo vinto meritatamente, perché una squadra che in 10 uomini crea così tanto e combatte così, è giusto che torni a casa con i 3 punti, che se ne dica. Lei prima parlava appunto della contentezza. Io ho avuto questa sensazione che lei, più che l'allenatore, alla fine fosse un compagno di giocatori, perché come è andato a abbracciare e ringraziare i giocatori è sintomo di una grande grinta, cioè il fatto di essere un giocatore più che un allenatore. Sì, ma io sono l'allenatore di questi ragazzi, non sono un compagno, però a me piace avere un rapporto sincero con loro, mi piace essere una loro spalla, ma nel senso di appoggio, non di amico. Ma giusto per spiegare. Spero che anche con questo gruppo possa crearsi qualcosa di bello, come sono riuscito a fare nei gruppi precedenti. Quindi se devo dire qualcosa anche di positivo e devo esprimergli la gioia che provo in quel momento, non mi vergogno a farlo, anzi credo che sia bella la condivisione totale di tutti i sentimenti, che siano belli come oggi o brutti come sono stati in altri momenti. Tutto qua, non è niente, credo che sia giusto essere se stessi, io sono questo, condividiamo tutto perché lavoriamo tutti insieme, tutti dalla mattina alla sera pensiamo come fare perché questa squadra possa andare bene e bello. E poi sono anche, se posso anticipare, non so se ci sarebbe stata la domanda, ma credo che la cosa più bella di questa vittoria sia stata come nata, e ho visto anche che alla fine da parte del pubblico c'è stata veramente una risposta molto importante. Vedere i ragazzi che sono andati sotto la curva, con tutti i ragazzi che li acclamavano e li applaudivano perché gli veniva riconosciuto lo sforzo che hanno fatto, è stato bello. Questo è un fattore che per noi potrà essere importante. Il Mogagate è sempre stato uno stadio difficile per tutti, spero possa tornarlo a essere, e di sicuro quando c'è entusiasmo e unione di intenti come,
come poi c'è stata oggi, ma c'è anche stata quando eravamo sotto, onestamente. Ho sentito pochissime contestazioni, anche se effettivamente il nostro inizio è stato abbastanza brutto, anzi togliamo abbastanza, è stato brutto. E quindi ecco, sotto questo punto di vista anche la gente ci ha dato una grande mano, noi poi ci abbiamo messo del nostro, ecco, speriamo che insieme si possa veramente tornare a correre veloce. Rifarebbe le scelte iniziali alla luce poi dei correttivi che ci sono stati con Sesto che è tornato a destra, con Cazzala più accentrato? Ma Sesto ha giocato dietro Michele, e poi si trova lo spazio, si è trovato lo spazio. Oggi le rifarei, sì, perché le ho fatte, perché ero convinto di farle. Poi alcune cose non sono andate come pensavo, però il bello di una squadra è anche questa. Oggi ci sono 5 cambi, ne ho fatti 2 nell'intervallo, hanno risposto entrambi bene, ma poi non credo sia giusto gettare la croce a quelli che per dire ho tolto. Ogni partita fa storia a sé, ne ho sbagliate tante, ma tante, e quindi so che una partita non vuol dire niente, cioè non basta per giudicare un giocatore, quindi in questo caso ho tolto Roberto e Thiago a fine primo tempo, però possono magari non avermi soddisfatto appieno in questa partita, ma la mia considerazione in loro non cambia, continuo a credere che siano 2 giocatori che potranno giocare titolari ancora un sacco di volte, quindi, però oggi la partita ha detto questo e io ho cambiato in base a quello che ha detto la partita e sono molto contento che chi è stato chiamato in causa poi abbia fatto la sua parte e abbia aiutato la squadra a fare un secondo tempo la grande squadra. No, non so sapere, Gonzalo, sì. È stato espulso, lei ha capito perché? Ma ha sbracciato e l'arbitro ha ritenuto che fosse un intervento grave. Non ti dico. Che ci sono stati anche altri 2 episodi, il gol annullato che non abbiamo capito perché, e forse il rigore che è nato da un fuorigioco di Rieti. Senti, allora, l'allenatore Gavorrano ha sostenuto che la partita l'ha girata l'arco, esatto. Ce l'ha anche presa, arrivato. Sì, sono d'accordo. Ci ha buttato fuori l'uomo in un secondo di dieci abbiamo giocato. No, lui dieci l'aveva. Ci siamo anche una squadra dei ridicoli. Ha picchiato scientemente. Pellegrini, il secondo tempo soprattutto, ha cambiato il modo di fischiare. Per lui il rigore non c'era, guardi, vorrei capire la tua opinione. Ma la mia opinione è che ho visto un grandissimo Alessandro nel secondo tempo, il resto fanno muove solo l'aria, non mi interessa. Questa l'abbraccio a Vannucchi a fine partita, che non parlato di... Ma non ho abbracciato solo lui, sono contento per Gianmarco, è un ragazzo che ha fatto molto molto bene, ha avuto un problema fisico, è tornato a posto, oggi ho deciso di far giocare lui, mi ha ripagato con 2 o 3 interventi importanti, di cui l'ultimo particolarmente importante, e bene, quindi ho ringraziato lui come ho ringraziato tutti gli altri, ma insomma, veramente anche lì, anche dalla porta, scegliere da lì, parto in difficoltà con la mia scelta, però sono veramente contento per Gianmarco, credo che anche per lui tornare dopo un infortunio e fare 2 partite di seguito così bene, importanti, perché anche a Piacenza aveva fatto un intervento decisivo a livello di autostima e di maturità, credo sia la cosa migliore che ci potesse essere. Sul gol loro, sul primo gol loro, posto dalla tre quarti, la difesa schiacciata quasi sull'area piccola, e lei continuava a dire, cos'è che non funzionava all'inizio? Abbassavate in maniera preoccupante. La devo rivedere, dalla panchina si ha una visuale particolare. Anche dopo lei invitava sempre a salire. Ah sì, perché comunque quello che ha fatto la differenza a Piacenza in negativo dopo 2-0 è stato quello. È stata la paura, ma credo che ci fosse anche oggi, anche se eravamo a 0-0. Però può succedere, ripeto. La squadra si vede anche nei momenti delle difficoltà, oggi ho avuto delle risposte veramente importanti, ho visto dei leader, ho visto un sacco di giocatori veramente uniti tra loro, consapevoli che insieme
facendo tanta fatica si può far bene, e credo che sia stata questa alla fine la risposta più bella della partita di oggi. Ma qui stiamo parlando naturalmente del secondo tempo. Assolutamente, primo tempo l'ho ripetuto prima, a parte il nostro gol e poco altro, la squadra, adesso avrò modo di rivederla subito, anzi tre ore me ne prendo perché se no non ce la faccio, però credo abbia patito tantissimo questo dover vincere, però è una cosa su cui dovremo lavorare, perché comunque siamo l'Alessandria e ci capiterà ogni domenica. Non siamo una squadra qualsiasi, anche se la classifica è brutta, però siamo l'Alessandria, quindi abbiamo un nome, abbiamo delle qualità anche importanti e dobbiamo cercarle di dimostrarle come abbiamo fatto oggi nel secondo tempo, però non sempre ci potremo permettere un primo tempo così, anzi credo che dovremmo cercare di eliminare queste partenze così, perché poi non sempre si può essere bravi a riprenderle.